Tra le esperienze fortemente emotive che sicuramente hanno connotato i nostri percorsi scolastici o perlomeno di alcuni di noi, troviamo sicuramente nei nostri ricordi quando ci hanno presentato per la prima volta in classe le tabelline. Il metodo tradizionale di insegnamento per l'apprendimento delle tabelline si caratterizza spesso per l'esercizio, la ripetizione, l'allenamento costante. Gli studi ad oggi ci informano che il metodo della ripetizione non sempre è appunto il più efficace per poter garantire un buon apprendimento delle tabelline, anche perché per poter mantenere in memoria queste informazioni occorre costantemente ripeterle. Per cui il compito, oltre a essere ripetitivo, stancante, molto noioso, comporta un atteggiamento di demotivazione del bambino e ragazzo verso questa forma di compito, così come viene presentato in classe. Risulta poi anche molto frustrante nelle attività pomeridiane. Molti genitori appunto riportano che stanno fino a tardi per poter ripetere e imparare queste tabelline. Nel video di oggi vi mostrerò principalmente tre strumenti che ho trovato molto utili per poter allenare i bambini alla corretta memorizzazione delle tabelline attraverso una forma completamente diversa che prevede soprattutto il gioco. Il primo strumento che vi presento è imparare le tabelline con il metodo analogico di Camillo Bortolato, che è corredato da una serie di strumenti pratici anche operativi che consentono al bambino di poter familiarizzare con le tabelline attraverso anche una serie di associazioni tra le immagini e i numeri corrispondenti. In dotazione al libro vengono fornite delle cartoline dove appunto sono rappresentate dietro tutte quante le tabelline e nella versione ovviamente più facilitata vi sono abbinate appunto delle immagini. In particolar modo si possono appunto inserire all'interno di questo contenitore per poter garantire poi anche al bambino una migliore memorizzazione. Questo strumento consente di poter memorizzare le tabelline facendo leva prevalentemente sulla disposizione visiva degli stimoli e soprattutto sulla memorizzazione visiva, in quanto per esempio vedete all'interno di questa attività ci sono anche diversi tipi di immagini che vengono poi abbinati anche ai diversi numeri. Per i bambini più in difficoltà viene appunto proposta una striscia colorata, anche qui con l'associazione di alcune immagini particolari che facilitano strada facendo l'apprendimento proprio delle tabelline. Il secondo strumento utile è questo, si chiama Gioca Domino di Flavio Fogarolo, edito dall'Erickson, che è praticamente un gioco da tavolo molto simpatico che adesso vi faccio vedere proprio come funziona. Un altro metodo meno meccanico, meno ripetitivo e meno noioso per poter automatizzare le tabelline è questo: imparare con il tubo pitagorico esercizi e strategie per l'uso delle tabelline nelle moltiplicazioni e divisioni. Anche questo è edito dalla Erickson, che è corredato di un altro strumento. Questo strumento lo possiamo utilizzare anche come strumento compensativo, soprattutto per i bambini che presentano invece un disturbo di apprendimento del calcolo, oppure per tutti quanti quei bambini che si trovano nelle fasi iniziali di apprendimento e hanno bisogno di familiarizzare con le tabelline. È uno strumento che piace molto ai bambini perché se notate appunto qui nella riga principale ci sono una serie di numeri da 1 a 10 e poi ci sono due diversi appunto colori, il rosso e il blu, che automaticamente fanno girare sul tubo pitagorico i diversi numeri, quindi il moltiplicatore e il moltiplicato, e inoltre da una parte appunto abbiamo la moltiplicazione e dall'altra parte abbiamo anche lo stesso numero che diviso l'altro appunto dà il risultato corrispondente. È veramente molto carino perché attraverso il gioco i bambini si divertono e questo può aiutare a rendere più entusiasmante ma soprattutto più sereno e più appagante questo percorso di apprendimento fondamentale per i nostri bambini e ragazzi. Bene, spero che questi tre strumenti vi hanno dato qualche spunto di riflessione utile e che possiate appunto sperimentarle al più presto con i vostri bambini. Noi ci vediamo con i nostri prossimi video di approfondimenti sempre qui sulle mie pagine, per cui vi invito a seguire il mio canale e vi invito anche a condividere questo video se è stato per voi appunto interessante. Noi ci vediamo con il prossimo approfondimento, un saluto e a presto.